Quando uccise la madre soffocandola con un cuscino, era in preda ad un delirio violento scatenato dal disturbo schizoaffettivo di cui soffre. Non era quindi capace di governare le sue azioni e per questo Manuele Andreini non può essere processato. Il 47enne operaio di Calbenzano dovrà essere così curato e vigilato in una struttura di cura per casi psichici. Questa la conclusione a cui è giunto il dottor Massimo Marchi, esposta nella sua relazione al giudice Stefano Cascone, presente all'udienza anche il 47enne scortato dalla polizia penitenziaria. Il GIP del Tribunale di Arezzo ha così riconosciuto il vizio totale di mente per un disturbo di cui soffre. Adesso per lui si apriranno le porte di una struttura residenziale psichiatrica di secondo livello, dove vivrà in un regime di libertà vigilata e dove riceverà le cure del caso con l'obiettivo di intraprendere un percorso che sia allo stesso tempo terapeutico e riabilitativo. Era la notte tra il 13 e il 14 ottobre quando l'uomo uccise la madre 87enne. Dopo l'omicidio chiamò lui stesso i carabinieri e per lui scattarono immediatamente le manette per omicidio volontario.